You a- come here, ass fuck. Che bella felpa che hai, gialla. Così non fai incidenti. Come le macchie. Come ti chiami? Luca. Luca, che bel nome. E cosa tu studi, sei giovane? Sì. Cosa studi, bello? Giurisprudenza. Come sta andando il mondo della giurisprudenza italiana oggi come oggi? Un po' lunghetta. È un po' lunghetta? Sì. Vabbè, secondo me puoi farla breve, se no non sei un buon avvocato. Può andare meglio. Può andare meglio. Può andare meglio. Vabbè, allora ascolta, devi essere meno antipatico con me, per favore, eh? Per cortesia, te lo chiedo. Che prima di tutto dico abbassare le aspettative, perché per mesi noi non ci siamo, io e i miei colleghi non siamo mai potuti esibire, quindi ci sono dei lavori che hanno ricominciato piano piano, tipo questo. Ci sono dei lavori in cui non è che si possono abbassare le aspettative troppo. Per esempio, tu hai preso l'aereo ultimamente? A febbraio, sì. Ultimamente nel 2020 ha un prima e un dopo abbastanza chiaro. A meno che tu non l'abbia preso il 24 febbraio mentre iniziava tutto. Sì? A prendere dove? Deve magari non mi sei. Dove sei andato? A Cracovia. A Troie. A Cracovia. Sta per esplodere una pandemia nel mondo, ma ho proprio voglia di fica polacca. Prendo questo ultimo EasyJet e mi ci tuffo nella maledetta figa cattolica polacca, eh? Com'è andato il viaggio? Bene? Sì, ero con la mia ragazza. Lei ti ha detto, beh, te lo meriti. D'altronde il mondo della giurisprudenza è una merda, quindi è giusto così. Io starò lì a guardare. Poi siete tornati in Italia e dopo quanto siete tornati in Italia? 4 giorni. 4 giorni, quindi siete partiti nella merda e arrivati nella merdissima, qui a Milano. No, intendevo ultimamente prendere l'aereo, intendo ovviamente dopo la pandemia, cioè immagino che i piloti d'aereo per un po' siano dovuti stare a casa, quindi cioè, presentarsi a Linate o a Malpensa o dove cazzo vogliamo, stare in coda, e a un certo punto arriva una persona vestita da capitano e ti fa, uè, abbassare le aspettative. Quella poi entra dentro la cabina di pilotaggio. Quanti cazzo di bottoni ha aggiunto? Porca troia, c'è il microfono acceso. E allora, grandi passeggeri, come andiamo? Adesso vi faccio parlare col copilota. Siri, fammi Milano-Cracovia. Vai. Ok, adesso abbassate la testa tutti quanti che devo andare a marcia indietro. Tu. Non era male come battuta, se no era tanto. Come ti chiami? Luca. Luca, che bel nome. Ti saresti voluto chiamare in un altro modo? No. No, bravo. È un bel nome, Luca. Voglio vedere come ne usciamo da questa cosa. Vediamo se si accompagna bene al cognome. Come ti chiami di cognome? Tettamanzi. Tettamanzi, come il cardinale? Il figlio. Beh, caro Luca, qualcosa mi dice che qui abbiamo una storia. Raccontami, com'è nato l'amore fra tuo padre, il cardinale Tettamanzi, e questa donna segreta? Ma non ti hanno mai detto tipo, senti, se il figlio, non dirlo in giro. No, scherzo, sei imparentato vagamente col cardinale? No. Deve dare un sacco di vantaggi avere un parente cardinale, cioè in qualche modo. Far finta sì. Bene, come succede sempre che io provo a far ridere e poi qualcuno del pubblico fa più ridere. Generalmente non il figlio illegittimo di un altro prelato